Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, purtroppo non è ancora arrivato lo stipendio e quindi oggi niente spesa. Ma vabbè, l'andiamo a fare domani, non importa. E adesso però ci alziamo perché è tardi, abbiamo gozzovigliato e andiamo a fare la colazione. E poi devono fare i compiti e poi prepariamo il pranzo. Manuel ha già fatto il test di arte stamattina e invece Giorgia lo deve ancora fare. E poi alle 12 ha una videoconferenza con la professoressa. Quindi adesso bando alle ciance, alziamoci, facciamo qualcosa che fuori è una giornata bellissima. Guardate che bel cielo. Vabbè, c'erano i amici che sono entrati in casa. Lì c'è anche la roba stesa che dobbiamo ritirare. Lì c'è il mitino. E qui c'è Elsa. Vai da Pia. E niente, adesso ritiro e poi entriamo. Si sta così bene il sole, che peccato non poter uscire. Vabbè, ma sul terrazzo possiamo uscire. Sono già tornata di sopra perché devo stendere un lenzuolo e così ne... mi è caduta la bacinella su un piede. Così ne approfitto, visto appunto come avete visto che c'è bel tempo. Per far asciugare le cose grandi fuori e invece in asciugatrice metto solo le cosine piccine. E boh, questi capelli dobbiamo ritoccarli perché vedete mi vanno a... Secondo me bisogna levare una parte. Vabbè, perché quei ciuffi lì mi tornano indietro. Va bene, adesso vado e basta, vado a stendere. E ciao. Ora adesso, mentre i bambini fanno i compiti, Pia gioca, vero? E la mamma piega un po' di panni. Vi faccio vedere qui. Sono quelli usciti dall'asciugatrice di stanotte. E mette un po' in ordine. Ho piegato tutta la roba che non andava stirata. Lì c'è ancora la tovaglia da mettere a stirare. Quella roba lì è da stirare. Questa invece è da portare giù, che è la roba grande per Pia. Ora vado a stendere il piumone che ho appena lavato e poi mi metto a dare una mano ai bambini a fare i compiti. Rompere. Oh. Ehi, ciao! Dopo aver fatto, steso, lavatrici, fatte ripartire anche asciugatrici, è ora di preparare il pranzo. I bambini hanno fatto molti compiti, si sono portati avanti, chiudi. Ecco dove sono i fermacampioni. E adesso è di preparare il pranzo. Vanno a preparare questa focaccia dell'Eurospin, questa qui, adesso vi faccio vedere, questa qui tradizionale. Nell'airfryer e vediamo come viene. Qui dice 200 gradi 5-6 minuti, quindi noi facciamo così. Intanto andiamo a preparare un'altra cosa buonissima che ho visto stamattina. Pronta, è venuta bene, è abbastanza anche morbida. Adesso la vanno subito a tagliare così almeno ognuno ha il proprio pezzo. Invece qui andiamo a dividere i ceci.
Allora, due scatole le uso per fare una preparazione, una scatola invece la uso per fare l'hummus. Praticamente questi qui li uso per fare una ricetta che ho visto stamattina sul canale YouTube di Barbara Easy Life. Ok, e l'avevo già visto anche su un altro canale YouTube, però stamattina mi è venuto proprio bene, allora la vado a replicare e li farò sempre cuocere dentro l'air fryer. Quindi vediamo come vengono. Con l'acqua dei ceci, mica la buttiamo, la teniamo, dopo pranzo facciamo i biscotti all'acqua faba fatto in di una fetta di paradiso di Valentina. E con l'altra scatola di ceci invece vado a fare l'hummus. Quindi oggi tutto a base di ceci. Allora, li vado a versare qui dentro. Ok. Adesso questo lo metto a lavare. Intanto Sabrina sta preparando la pappina pia. Questa adesso la vado a coprire e la mettiamo via. Allora, cominciamo da questi. Ci mettiamo un po' di sale. Non troppo, eh. Cioè, ognuno, vabbè, fate voi, io non ne metterò tantissimo perché io e il sale non è che andiamo tanto d'accordo. Dimmi, ma. Tengo. Lo puoi aprire per favore? Ma hai spento? Sì, mamma. Puoi aprirlo per favore? Adesso prendiamo le spezie. Dunque, sinceramente non so come farli. Io metterei un po' di paprika, magari forte, no? Se no, poi. Io non lo mangio. Ecco, punto. Vabbè, metteremo il curry. Salute, Gabriele. La signora ci metteva anche la curcuma, un cucchiaino. Lei metteva anche la paprika. Barbara, c'è la signora, sembra. Scusate. Io ci metto anche un goccino di noce moscata, lì ai suoi fratelli di mangiare. E poi mettiamo un goccino di paprika, però visto che è forte, invece di metterne un cucchiaino, magari. Ecco, così. Poi li vanno a mescolare per bene. Chiudiamo la paprika, la mettiamo a posto. Mamma, puoi venire a vedere se la pappa Arrivo. è pronta? La paprika è questa perché è molto bella senza tappo. Questo qua è il condimento da metterci dentro. Ok. Mamma, questo qua è il condimento da metterci Che, dentro. dentro che cosa? Allora. Ma cosa dici? Adesso li andiamo, lei li faceva nel forno, sulla teglia, rivestita da carta da forno, ma visto che io ho gli air fryer, li provo a fare lì, quindi li vado a mettere lì.
aspettate, ecco. Vado a prendere tutto il condimento che è rimasto. Ecco, sì, però se magari lo faccio cadere nel posto giusto, li vado a stendere. E li vado a mettere nell'air fryer. Allora, sono andata a vedere e dice a 190 gradi per 25-30 minuti. Io inizio a fare 20 minuti e poi guardo. Quindi vi lascerò poi scritto qui di fianco quanto tempo hanno fatto. Pronti anche i ceci. Alla fine li ho mescolati dopo 20 minuti. Li ho lasciati ancora una decina di minuti. E adesso sono pronti, quindi in tutto hanno cotto per 30 minuti a 190 gradi. Eccomi qui, sto uscendo anche oggi, ma anche oggi sono 5 minuti perché devo andare su che mi devo vedere con la maestra di Gabriele perché mi deve dare i libri per le grappoliadi e quindi sono arrivati, quindi vado fino su, qui ho la mascherina, cercheremo di stare distanti, al massimo la tengo su così, ed è una cosa tristissima non poter nemmeno parlare con la gente, dovessi mettere la mascherina. I bambini li ho lasciati un attimo, erano tutti tranquilli, tanto appunto faccio presto. Oggi è una giornata veramente bellissima ed è bruttissimo di far stare in casa. Queste sono le regole, quindi. Cosa dite? Vi piace il mio taglio di capelli? Devo farlo sistemare un po' qui, perché li hanno lasciati troppo in qua. Devo farne levare un po'. Stasera me li aggiusta Maurizio. E boh. Ma vi faccio vedere un po' in giro. Lì è dove c'è l'asilo di Giana. Allora, malloppino preso. Niente, adesso mi porto a casa e poi in pratica vedo come fare per consegnarli ai genitori senza infrangere quella che è, diciamo, la legge in questo momento, perché comunque li abbiamo pagati, anche se poi non parteciperanno alle grappoliadi, però la maestra diceva che era giusto che li avessero loro. E quindi così li leggono, così hanno come compito, diciamo, per questo periodo anche di leggere il libro, poi se si faranno le grappoliadi l'hanno già letto, se non si faranno hanno letto un libro, che male non gli fa. Mi sto tornando a casa, ho fatto ancora più veloce dell'altra volta, vedete che vanno giù, non dovrebbero andare giù così, quindi devo farmi accorciare di lì e niente, adesso devo solamente dimagrire ancora un po', aspettare che i capelli mi crescano lunghi come li avevo prima. E questo taglio mi piace un sacco perché pochi capelli, ma posso legarli, farci le trecce così. Ma nello stesso tempo ho la testa libera, che poi adesso che inizierà a fare caldo
Preferisco, anche perché non ho tanto tempo per stare dietro i miei capelli. Mi ricordo quando Manuel e Giorgio erano piccoli, li avevo lunghi fino a fondo alla schiena. Poi, scelta mia, è diventato impossibile tenerli ordinati, ci cioè, sono sempre legati, loro per tenerli sempre legati, li tengo corti. Vabbè. Adesso vado a casa, così prepariamo i biscotti con l'acqua fava. Vedete, c'è l'impasto già pronto e qua ci sono i primi biscotti pronti da infornare. Sto aspettando che si scalda il forno, così ce li butto dentro. Ho fatto dei cambiamenti. Se vengono bene, ve li lascio qua in sovrappressione. Ma prima voglio assaggiarli. Comunque, se vengono bene, qui di lato vi lascio gli ingredienti, cioè le sostituzioni che ho fatto io, che poi è stata solo la farina. Ne ho usato un po' per i biscotti, esci, e un po' per integrale. Al posto dell'olio ho usato la margarina. Sono andata su internet a vedere come sostituirlo. E basta, il resto è rimasto tutto uguale. Quindi, se sono venuti bene, vi scrivo bene di lato quelli che ho usato io. Le dosi, no, perché io avevo tantissima, l'avete vista, e quindi le ho dovute moltiplicare per 5. Io ve le lascio come sono originariamente, mettendovi solo le sostituzioni che ho fatto e basta. Adesso, si è spenta la luce, vado a infornare. La seconda infornata la faccio con le gocce di cioccolato sopra. La prima è qui a raffreddare, guardate come sono Ora, venuti quelle bene. con le gocce di cioccolato sono qua, ne hanno già preso uno per uno. Adesso ho provato a spolverizzare sopra, qui mi è caduta tutta in un punto, un po' di cannella e vediamo come vengono. Vado a infornare. Invece ci sono quelli senza glutine. Non mi sono venuti tanto bene, ma perché ho sbagliato io, vedendo l'impasto un po' più morbido, non ho aggiunto altra farina, quindi si sono distesi e sono diventati praticamente sottilissimi. Ne ho fatti uno bianco, tre, no, quattro con la cannella sopra e quattro invece con la Nutella dentro. Adesso ci sono quelli al cioccolato in forno e poi ho finito finalmente. Quindi anche quelli al Ci sono cioccolato. solo quelli alla Nutella. Adesso noi andiamo a mangiare la nostra minestrina con brodo di Con la carne. carne. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao! 1, 2, 3, come on!